Un altro imperdibile video in collaborazione con Shein, dove indosserò dei fantastici abiti. Imperdibile, imperdibile, di sedute. Ciao, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Cristina, sono sempre più deficiente perché questo caldo mi dà alla cabeça. Quindi oggi facciamo questo video try on haul, come si suol dire in gergo youtubiano, ma noi lo chiameremo provo abiti con voi. Un'altra collaborazione con Shein che mi fa piacerissimo avere, ecco, e fare. E vi ricordo che sotto trovate comunque i link agli abiti che vi mostrerò, le cose che vi mostrerò e un codice del 15% di sconto su una spesa minima di 29 euro. Vi metto anche qua il codice, ma direi di partire subito. Allora, partiamo con le note dolenti di una cosa che ho voluto acquistare perché mi piaceva tantissimo. Scorreranno immagini, diciamo, di me che provo gli abiti mentre io chiacchiero. In questo caso no, perché sinceramente il mio senso del pudore mi ferma da fare queste cose, cioè non perché io non mi voglia far vedere in costume, ma il costume non mi va bene. E invece ora mi sta, ragazze, sono passati 20 giorni, non lo so, evidentemente ho perso qualche centimetro e mi sta, non avrei mai pensato di farmi vedere in costume, non che io stia bene, però ho deciso di non vergognarmene perché alla fine questo è il mio corpo e io amo il mio corpo, per cui insomma questo è il costume che io ho scelto da Shein. Poi veniamo all'altro abito, eccolo qua. Adesso poi voi li vedrete indossati. Sono comunque, avete visto, sempre dentro questi fantastiquissimi sacchetti di Shein che si aprono e si chiudono, comodissimi per trasportare cose. E ve lo faccio vedere. Allora, ho scelto questo abitino in questa fantasia. Adesso aspettate che ci trovo il code. Nella mia parte si dice il code da sgavetta, che sarebbe il bandolo della matassa, insomma, comunque il verso. Eccolo qua, è fatto così perché si indossa in questo modo e poi si allaccia davanti. Ora voi lo vedrete indossato, vedrete la fantasia comunque dell'abito. È fatto così, comunque Shein fa dei vestiti veramente carini. È un color, direi, avorio cremina chiaro, perché non è bianco, con questi fiorellini delicatissimi. Secondo me è bellissimo. Tra l'altro, l'accortezza comunque di foderare la parte di sotto, la parte di sopra è doppia, come vedete, comunque è da stirare indosso, perché indossandolo, diciamo che se non è stirato bene, questa parte viene fuori. Comunque è molto molto carino, secondo me, questo. Io penso che questo sia una 2XL, infatti c'è scritto qui. Comunque io sotto vi metto le mie misure. Sotto, come vedete, ha le piccole balze ed è veramente carino, sia come vestitino, diciamo, per uscire, che come vestitino anche da copricostume, perché è molto comodo, perché, come dicevo, si indossa così e poi si chiude, diciamo, nel modo laterale. Ecco, cosa vuol dire si chiude nel modo laterale? Lo so solo io, ma va bene. Veniamo a quest'altra cosa che non ho idea di che cosa sia, ma lo scopriremo un giorno. Eccola qui. Ah, ok. Questo è un abitino veramente, mi è cascato tutto, bene, veramente veramente molto carino. È un semplicissimo abito nero, questo in taglia 3XL, perché come vi dicevo, vi invito a guardare il video dell'altra volta in cui vi racconto, fra virgolette, come si acquistano gli abiti da Shein, come si controllano le taglie. Ed è fatto così, appunto, si incrocia sul davanti, abbastanza scollato. Però poi sotto va un po' a, come si dice, a palloncino, credo si dica, ed è veramente, veramente molto carino. Anche qui ha delle sborsature sul davanti per nascondere la pancetta. Secondo me questi tipi di abiti sono quelli perfetti per la mia bezzona. Poi ho preso quest'altro abito veramente, veramente carino da matti. Ora, questo è oggettivamente, oltre che da lavare come gli altri, anche da stirare, perché è oggettivamente stropicciato. È una camicia, sostanzialmente un camicione, che qua non so cosa sia successo al mio camicione, ecco qua. È un camicione nero, sostanzialmente, come vedete, forse lo state vedendo nel video,
Sotto ha proprio il taglio camicia, come vedete, più corto davanti e più lungo dietro. Ha i bottoncini sul davanti, fino in fondo, quindi tutti, e poi ha la cintura che si allaccia in vita, quindi veramente carissimo. Anche questo freschissimo tessuto camicia per me top. Poi, ultimo vestito che vi faccio vedere, questo che secondo me è veramente carinissimo. Questo però presumo di indossarlo fine agosto, inizio settembre, quando ci saranno ancora delle temperature miti, calde, ma più ragionevoli, perché ora per me è impossibile pensare di indossare una cosa così accollata. È un tessuto veramente morbidissimo e leggerissimo, ed è un vestito che io ho preso in questo bordeaux. Come vedete, si allaccia sul davanti, qui in alto, lo starete vedendo dalle immagini. Ha questa fantasia, queste manichine con l'arricciatura. Anche qui il taglio è stile impero e ha la cinturina in vita e poi scende giù così, molto semplice. Questo è un bordeaux, come vedete, abbastanza spento, però c'è proprio un bordeaux color vino, lo definirei un color vino molto bello, secondo me, anche molto autunnale. Per questo, secondo me, questo è un abito perfetto anche per l'autunno, con un cardigan e qualcosa sopra per coprire, per cui secondo me è veramente perfetto. Come vi dicevo, le taglie di Shein, da scegliere sono facilissime. Basta che voi prendiate le vostre misure, che sono il giro vita, il giro fianchi e il petto, e poi controlliate ogni volta che vi piace un abito, un costume, qualcosa. Clicchiate guida alle taglie e guardiate, non so, XL, 1XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, che misure, a che misure corrispondono le vostre curve, insomma. Perché per alcuni abiti, ad esempio, io a causa sempre del mio giro, soprattutto del mio giro petto, devo scegliere una taglia in più. Magari qualcuna di voi è più importante di fianchi e diciamolo, il discorso è lo stesso. Se farete così, non vi sbaglierete. Io del costume avevo scelto la misura 2XL perché sforavo di 2 centimetrini nella parte di sopra. Quei 2 centimetrini però si vedono tutti per quanto riguarda il seno, perché il seno mi esce o da sopra o da sotto. Scegliete voi qual è il male minore. Secondo me, cioè, nessuno dei due, perché la cosa è terribile. Quindi spero anche questa volta di avervi tenuto compagnia, divertito, fatto vedere qualche spunto per qualche vestito carino, anche se siamo un pochino, diciamo, con un po' di ciccia intorno alle ossa. Se vi va, prendete spunto, controllate l'info box perché sotto vi metto tutto. Come sempre vi ringrazio tantissimo e vi mando un enorme bacione. Ciao ciao!